Buon pomeriggio e benvenuti. Siamo in diretta dalla Farnesina, siamo nella sala conferenze internazionali per il lancio del nuovo portale culturale. Si chiama Italiana, Lingua, Cultura, Creatività nel Mondo. E per scoprire che cos'è e di cosa tratta Italiana, vediamo subito insieme il video di presentazione. Queste immagini ci hanno ricordato che cos'era vivere la cultura prima del Covid, ci hanno ricordato la libertà dei corpi, degli incontri, la felicità del poter essere insieme, cosa che desideriamo avvenga ancora, tutti speriamo ovviamente che sia possibile tornare presto a incontrarci, a abbracciarci, ai concerti, alle mostre e ai festival letterari. E naturalmente sappiamo che la cultura può aiutarci, come ha già fatto, ad attraversare l'emergenza che stiamo ancora vivendo. Eppure proprio in questo terribile periodo noi abbiamo scoperto tutti nuovi strumenti, nuove modalità di fruizione della cultura. Ognuno di noi ha avuto la sua certamente privata possibilità di fruire di mostre, di teatro, di concerti, di libri, di arte, attraverso la tecnologia che ci consente ogni giorno di rendere vicino quello che è o ci sembra lontano. E dunque all'estero, come nel nostro paese, l'Italia non è mai stata così vicina. Non è mai stato così facile conoscere la sua cultura, la sua lingua, la sua, diciamolo, creatività, che è una parola che abbaraccia un arco amplissimo di idee, di persone, di progetti, di novità. E se l'Italia non è mai stata così vicina, lo è proprio grazie ai nuovi strumenti come Italiana, grazie ai contenuti che offre, alle opportunità che presenta, alla rete culturale di cui è la traduzione online. E dunque, per raccontare le motivazioni profonde del nuovo portale per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo, italiana.esteri.it, do il benvenuto al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Grazie. Eccoci. Grazie mille. Grazie alla moderatrice Loredana Lipperini, grazie ai gentili direttori, artisti, ospiti in collegamento, signore e signori. Oggi siamo qui per lanciare Italiana, il nuovo portale per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiane all'estero, totalmente gratuito e interamente disponibile in lingua inglese. Si tratta di uno strumento innovativo che è stato creato per raccogliere e rendere visibile tutta l'attività della Farnesina per la promozione della cultura italiana nel mondo. E questa è proprio una delle linee strategiche della nostra politica estera. La lingua e la cultura sono infatti il veicolo attraverso cui passano i nostri valori e la nostra visione del mondo. Il progetto Italiana è nato durante la prima fase della pandemia da Covid-19, quando abbiamo tutti compreso che il modo di vivere la cultura doveva cambiare radicalmente. L'emergenza sanitaria ci ha posto di fronte a una sfida, certo, ma ci ha anche offerto un'occasione. E infatti è cresciuta sensibilmente la domanda di cultura attraverso nuove piattaforme e modalità.
e grazie alle nuove tecnologie abbiamo mezzi che ci permettono di accedere a un pubblico davvero globale. Fin dai primi mesi dell'emergenza sanitaria, lo scorso anno, la Farnesina ha lavorato per la ripartenza del nostro paese sotto il profilo sociale ed economico, ma anche culturale. Lo abbiamo fatto al fianco delle imprese con il patto per l'export, ma anche con lo stesso impegno e analoga determinazione, lavorando insieme all'Italia della cultura e della creatività. Con i decreti Cura Italia e Rilancio abbiamo investito in questo settore 15 milioni di euro. Abbiamo lanciato bandi, attivato collaborazioni per la produzione di spettacoli dal vivo e concerti, per realizzare opere di arte contemporanea, creare materiale audiovisivo e podcast, progettare mostre. Questo lavoro si è concretizzato in più di 400 prodotti culturali inediti, realizzati grazie al contributo di oltre 700 fra artisti, professionisti, creativi e imprese. Crediamo sia un risultato eccezionale, a cui si sommano le centinaia di iniziative, in presenza o virtuali, realizzate in tutto il mondo dalle nostre ambasciate all'estero. Nelle prossime settimane altri eventi verranno realizzati e così nuovi contenuti saranno disponibili, tra i quali quelli per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad aver ricevuto un Nobel, e il centenario della nascita di Leonardo Sciascia. Siamo fieri oggi di lanciare Italiana. È il frutto di una visione di lungo periodo che continuerà nei prossimi anni, grazie alle risorse straordinarie stanziate dal governo per potenziare la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero. Italiana sarà una vetrina straordinaria per la promozione integrata dell'Italia nel mondo e interagirà con l'intero sistema digitale della cultura italiana, musei, teatri, festival, editoria, e con la piattaforma per la promozione delle arti performative e del patrimonio culturale italiano, It's Art, lanciata dal Ministero della Cultura. Italiana è il frutto di uno sforzo corale per rilanciare il nostro paese, sostenere l'industria dell'arte e della creatività e al tempo stesso rispondere alla domanda di Italia nel mondo. Oggi con Italiana accendiamo i riflettori su un'Italia nuova, senza retorica come lo è italiana, sin dal nome e dalla sua declinazione al femminile. È un racconto dell'Italia di oggi, l'Italia creativa, un paese coraggioso e spesso migliore di come crede di essere. Una grande potenza culturale, come ha ricordato qualche giorno fa anche il presidente Mario Draghi. La Farnesina vuole raccontare un paese dinamico, appassionato e creativo. Sostenere l'arte e le industrie creative della cultura, accompagnare le nostre aziende nel mondo, promuovere il talento italiano a livello globale. E tutti insieme ci riusciremo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie al Ministro Di Maio. Rispondere alla domanda d'Italia che c'è dunque nel mondo, promuovere il talento culturale sempre e ovunque, come avete sentito, questi sono gli obiettivi che si realizzano grazie certamente al digitale, ma a un enorme impegno finanziario e possiamo dirlo, anzi lo diciamo e lo sottolineiamo, umano. Perché, come abbiamo sentito dalle parole del Ministro Di Maio, che io ringrazio e che ora deve salutarci per via dei molti impegni della sua agenda, Italiana nasce anche dai tanti rapporti stabiliti in questi mesi con i mondi del talento e dell'arte. Nasce insomma da un processo di ascolto della cultura italiana. E allora ascoltiamo anche noi, ascoltiamo che cosa pensano dell'immagine dell'Italia all'estero, delle nuove sfide della promozione culturale e di che cosa possa voler dire l'aggettivo italiana, che per l'appunto non casualmente è femminile, un famoso musicista jazz, una grande scrittrice e una talentuosa chef. Ascoltiamo cioè Paolo Fresu, Michela Murgia e Marianna Vitale in tre interviste video.
Ma qual è la mia esperienza di artista nel mondo? Qual era? Perché siamo un anno che ormai non usciamo fuori dall'Italia a portare la nostra musica. La mia esperienza all'estero è sempre stata straordinaria. È un'esperienza straordinaria perché abbiamo la possibilità non solo di portare fuori quella che è la nostra esperienza, ma anche di relazionarci poi con gli altri, perché poi ogni paese ha una sua idea di musica, anche una sua idea di fruizione della stessa, e credo che sia uno scambio indispensabile, non solo per me, non solo per noi, ma ritengo soprattutto che sia uno scambio indispensabile per le nuove generazioni, cioè per i tanti giovani che si stanno affacciando nel mondo della musica e che attraverso un'esperienza con l'estero hanno l'opportunità di crescere e di vedersi da un altro punto di vista. Quindi benvengano tutte le occasioni per far sì che la nostra musica vada fuori dal nostro paese, non solo per raccontare che cosa siamo, ma anche per comprendere meglio cosa dovremmo essere. Il mio settore, dopo l'estrema emergenza sanitaria, subirà un cambiamento forte, perché gli stessi utenti, gli stessi ospiti in realtà sono pronti ad un forte cambiamento, o meglio ad un ritorno, ad un passaggio dall'individualità, appunto il ritorno alla società, alla collettività. Quindi abbiamo tutti fino ad oggi mangiato da soli e non vediamo appunto l'ora di poter ritornare a stare con gli altri, quindi sarà molto forte soprattutto l'idea dell'esperienza, perché di cibo ne abbiamo avuto fin troppo. Si ritornerà finalmente all'idea del godere insieme di quello che al momento abbiamo visto in solitudine. Italiana per me è la presunzione di essere i più bravi nell'arte. Siamo stati per secoli degli etnocentrici, ora non ce lo possiamo più permettere. Io non vorrei mai più sentire in Italia c'è il 70% del patrimonio culturale, questa è una cosa falsa, è una cosa che parla molto di più dei nostri parametri rigidi che non di cosa sia davvero l'arte. Italiana però è anche la capacità di adattamento, cioè questo nostro rendere le circostanze relative rispetto alla nostra volontà. Per certe culture questa è vaghezza progettuale, però per me è un valore immenso. Significa restare capaci di pensare che si arriverà alla meta anche quando le circostanze ti impongono, come ora stiamo vivendo, delle strade che non abbiamo scelto noi. Italiana è anche l'ibridazione. Siamo un ponte proteso verso il Mediterraneo, anche solo geograficamente dovremmo essere impediti al nazionalismo. Abbiamo una storia di intercultura interrotta, per cui i rigurgiti di sovranismo mi sembrano così poco nazionali, in fondo. Questi tre interventi, Paolo Fresu, Marianna Vitale e Michela Murgia, hanno non solo offerto parecchi spunti di riflessione, ma mostrano che cos'è il progetto Italiana da diverse angolazioni. In particolare, forse vale la pena di richiamare alla nostra memoria la frase di Michela Murgia: Italiana è restare capaci di pensare che si arriverà alla meta anche quando le circostanze ci impongono, come ora, delle strade che non abbiamo scelto noi. Creare progetti che riguardino la musica, la letteratura, la danza, l'arte, il teatro è un modo di rendere più agevoli queste strade. E sulla strada di Italiana chiediamo ora di accompagnarci a Cecilia Piccioni, vice direttrice generale e direttrice centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana.
Prendendo a prestito le parole del ministro Di Maio, parole importanti che motivano tutti noi a dare il massimo, Italiana e i suoi contenuti sono il risultato di uno sforzo creativo, progettuale e finanziario che la Farnesina ha profuso grazie alla collaborazione di molti attori, grazie al sostegno finanziario del governo, grazie alla collaborazione di partner di prestigio, alla dedizione dei colleghi che vi hanno lavorato, una squadra straordinaria alla quale ho avuto modo di unirmi solo di recente e per la quale sono felice di poter spendere le mie parole. Un ringraziamento speciale va a chi dunque mi ha preceduta e anche agli artisti e alle artiste, ai creativi e alle creative, alle imprenditrici e agli imprenditori che hanno risposto al nostro appello, alle istituzioni culturali che hanno sviluppato con noi contenuti di qualità, dal MIBACT ad Umbria Jazz, dall'Accademia di Santa Cecilia all'Anica, al Maxi, serbatoi infiniti ai quali noi attingiamo. Oggi il lancio di Italiana vuole valorizzare uno degli assi portanti del soft power del nostro paese, forse l'asse portante del nostro soft power, la cultura, quella che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite individua come quarto pilastro dello sviluppo sostenibile. Qual è la nostra scommessa con Italiana? Credo sia riassumibile in tre semplici parole: integrazione, rete, tecnologia. Integrazione nell'accezione di promozione integrata. Infatti il nostro è un paese in cui la creatività è sconfinata, è parte di tutto e di tutti noi. Un paese composito, il nostro, la cui complessità è ricchezza e ad un tempo tratto distintivo e per essere raccontata necessita di un approccio olistico, un approccio appunto integrato. In una parola, promozione integrata non è altro che la promozione dell'Italia a tutto tondo, a 360 gradi, delle sue bellezze, delle sue storie, dei suoi valori, dei suoi territori. È il racconto del saper fare e del saper vivere all'italiana, come ci piace dire. Ma la forza del nostro portale Italiana risiede anche nella rete. Rete intesa come digitale, ma soprattutto come rete culturale della Farnesina. Il portale infatti è solo uno degli snodi che caratterizzano quella che possiamo definire la rete culturale diffusa del Ministero degli Esteri. Una rete diffusa online come offline, fatta di hubs e di trasmissioni digitali, ma anche di donne e di uomini, di luoghi, avamposti della cultura italiana nel mondo. Penso agli istituti italiani di cultura, 82 in 60 paesi, in 5 continenti, animati dalla passione di chi quotidianamente porta il talento italiano nel mondo e ne fa oggetto di scambio, di dialogo, di collaborazione. Penso al sistema della formazione italiana nel mondo, 8 scuole statali, 42 paritarie, le sezioni italiane delle scuole europee e tutti i docenti italiani, 130, che sono sparsi per il mondo e che nel loro ruolo di lettori diffondono la nostra cultura presso realtà universitarie diverse. Penso alle 221 missioni archeologiche, antropologiche e tecnologiche che abbiamo in zone remote della Terra, dove spesso sono le uniche rappresentanti del nostro paese. Missioni archeologiche che consentono di coniugare alle technicalities degli scavi la capacità di formare
e di condividere buone pratiche. Penso naturalmente alle ambasciate e ai consolati che oggi più che mai sono attive e impegnate nella promozione appunto a 360 gradi declinata nelle sue tre diverse forme, promozione economica, promozione culturale e promozione scientifica. La nostra rete culturale diffusa è poi stata arricchita di recente da due strumenti dei quali siamo particolarmente fieri, due strumenti tecnologicamente avanzati che ci hanno consentito di entrare nel terzo millennio. Parlo di New Italian Books, il portale per la promozione dell'editoria italiana realizzato da Treccani in collaborazione con CEPEL e con l'AIE e più di 200 case editrici italiane, e parlo di Italiano, la prima piattaforma di didattica online open source per la rete dei nostri istituti di cultura. Si tratta di uno strumento rivoluzionario perché consentirà agli istituti di cultura operanti nella nostra rete non solo di riuscire a attivare registrazioni online per i propri corsi, ma riusciranno anche a somministrare questi corsi online e in presenza attraverso l'ausilio di un'applicazione facile e intuitiva che può essere attivata su tablet, su PC e su smartphone. Si tratta di due progetti, quindi, di due portali quindi che interagiscono con Italiana grazie alla tecnologia. E tecnologia è proprio la terza parola chiave che ci aiuta a capire questo nostro progetto di oggi, perché siamo ormai consapevoli della necessità di diffondere un'immagine sempre più aggiornata e vitale del nostro patrimonio culturale, che è anche patrimonio scientifico e patrimonio imprenditoriale, come abbiamo detto, mediante una narrativa che sia al passo con i tempi. La tecnologia oggi più che mai è la chiave per vivere la cultura, il viaggio e il confronto che la pandemia ci ha negato e continua purtroppo a negarci, in attesa di tornare a integrare queste dimensioni quando torneremo al nuovo normale. I contenuti di Italiana sono quindi uno specchio di questa consapevolezza e illustrano un modo di fare cultura e promozione integrata capace di coniugare tradizione e modernità, passato e futuro. I dettagli sui primi contenuti sono disponibili già sul portale, le cifre parlano per loro stesse, 39 produzioni originali dei bandi Vivere all'Italiana sul palcoscenico e in musica, i documentari Jazz Life, la web serie Ritratti di donne, il podcast Music and the Cities e tanti altri contenuti seguiranno nelle prossime settimane che spero vogliate scoprire attraverso il nostro sito, attraverso la newsletter, attraverso il canale Vimeo di Italiana e sui social del Ministero. Insomma, con Italiana la Farnesina intende far entrare chiunque lo desideri con un semplice click nell'esclusivo universo della cultura italiana, declinando al di là dei limiti spazio-temporali l'eccellenza, la bellezza, l'unicità, il genio di un saper fare e di un saper vivere che non ha uguali nel mondo. Con Italiana abbiamo voluto mettere la promozione del sistema paese al passo con i tempi, per raccogliere le sfide, anche quelle più inattese, che il nuovo mondo ci riserva. E io spero tanto vogliate combattere con noi per vincere queste sfide. Grazie. Grazie. Grazie a Cecilia Piccioni, direttrice centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, grazie alla quale voi state intuendo che cos'è, che cosa sarà l'Italiana, di quanti progetti è composta e anche capire che il digitale è qualcosa di diverso da quella che è mentale, ma era all'inizio del secolo scorso, chiamava finta realtà. È virtuale sì, ma restituisce un reale. E soprattutto Italiana va a offrire un quadro aggiornato e in movimento di quello che, come avete sentito, è il vasto mondo della rete culturale della Farnesina, articolata fra ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura, scuole, lettorati, missioni archeologiche. Dunque,
Diamo voce proprio ai rappresentanti di questa rete, a chi ogni giorno lavora per promuovere la cultura italiana nel mondo con il secondo ciclo delle interviste. Scopriamo insieme a loro che cosa significa studiare in Italia con una borsa di studio, quali sono i nostri difetti e quali i punti di forza visti dall'estero, e interroghiamoci su quali sfide dobbiamo affrontare nel mondo, chiediamoci ancora qual è il valore aggiunto di Italiana. Per quanto riguarda la mia esperienza di studio in Italia, grazie alla borsa di studio MAECI, di cui ho usufruito, ho potuto realizzare il lavoro di ricerca presso l'Università di Bologna e completare la tesi dottorale, che il mio era un dottorato in cotutela tra l'Università di Varsavia e l'Università di Bologna. A livello internazionale, il significato della mia esperienza contribuisce a portare avanti la collaborazione tra le università e gli istituti di cultura italiani e polacchi nell'ambito degli studi letterari. Invece, a livello individuale, illustrerei il significato dei miei studi in Italia con due parole: passione e gioia. Forse la mancanza di una modernità. Noi siamo tradizionalmente la nazione della cultura, della storia, che parte da Roma e procede nei secoli. Ma agli occhi dell'Europa, della cultura europea, a volte siamo carenti nell'aggiornamento, nella modernità, ad esempio negli ampliamenti urbanistici delle nostre città, che non reggono a volte il confronto con le nuove realtà che ci sono, per esempio, a Berlino, a Londra o a Parigi. Però, dall'altra parte, il nostro elemento distintivo, la nostra assoluta virtù riconosciuta da tutti, è lo stile, è quello che si manifesta attraverso la creatività in tutti i nostri settori della cultura, nel senso più ampio, che sono anche la cucina, il design, la moda, il settore del lusso. Quando si pensa all'Italia, si pensa sicuramente allo stile, all'eleganza in senso molto generale e ovviamente all'eleganza e allo stile legati alla cultura. Il nostro lavoro in molti casi si è già affermato abbastanza. Io credo che anche il sostegno del Ministero degli Esteri a molte delle attività di ricerca italiane, almeno nel campo archeologico, che è quello che io conosco, hanno dato risultati e frutti anche proprio per la conoscenza delle qualità anche scientifiche della ricerca italiana. Noi dobbiamo puntare a non solo a dimostrare, ma a promuovere in futuro. È l'investimento in ricerca, che non è mai sufficiente, questo lo sappiamo tutti, e gli investimenti in alcune, nella ricerca in genere, ma insomma in qualunque attività, sono importanti. Un altro aspetto che è importante della nostra cultura e quindi della possibilità di affermare in modo propositivo e innovativo la cultura italiana nel mondo è quello di saper coniugare la cultura umanistica che ci contraddistingue, sulla quale noi abbiamo molti punti di forza, per esempio la nostra cultura storica,
combinarla e coniugarla in modo adeguato e interdisciplinare con la cultura scientifica, cosa che l'archeologia fa, perché è il suo mestiere, diciamo, l'archeologia è una scienza globale che mette insieme discipline diverse per un obiettivo comune, e questo io credo che potrebbe essere il nostro punto di forza, proprio come distinguente della cultura italiana nel mondo. L'altro elemento io credo che sia quello della capacità di fare rete con tutto il resto del mondo, cioè fare rete con la comunità scientifica internazionale, con le altre istituzioni, con gli altri colleghi, e penso che questo sia fondamentale anche proprio per affermare le nostre capacità e le nostre qualità come ricercatori. Il valore aggiunto di un portale come Italiana è sicuramente una maggiore visibilità esterna, una riconoscibilità della nostra azione culturale, una valorizzazione di tutto ciò che propone la rete e anche rendere accessibili e disponibili in maniera più efficace una serie di informazioni che altrimenti risulterebbero frammentate. La strada di Italiana inizia ora, questa conferenza stampa invece giunge al suo termine, è una conferenza stampa che non segna soltanto il lancio di un portale, ma anche un prima e un dopo nella strategia di promozione culturale della Farnesina nel mondo. A me non resta che ringraziare il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, Cecilia Piccioni, direttrice centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, e poi i media e i giornalisti che sono intervenuti e ci hanno seguito, tutti i partner culturali, le spettatrici, gli spettatori, gli appassionati dell'Italia che ci hanno seguito in tutto il mondo, perché questa conferenza stampa è stata trasmessa contemporaneamente su tutti i siti web delle ambasciate, dei consolati e degli istituti italiani di cultura. Naturalmente chiudo invitandovi di nuovo a visitare il portale italiana.esteri.it, il canale Vimeo, vimeo.com/italianaesteri, nonché i profili social della Farnesina, Instagram, Facebook, Twitter, su cui troverete i post di Italiana, e quindi nel dettaglio Instagram @ItalyMFA, Facebook @ItalyMFA, Twitter @ItalyFMFA. Vi invito ovviamente a iscrivervi alla newsletter di Italiana dalla home page del portale per approfondire tutto quanto detto fin qui e per scoprire sempre cose nuove. Grazie a tutte e a tutti per averci seguito.